Questo programma è offerto da... Benvenuti amici a un nuovo appuntamento con Sold Out qui su Young TV. Come sempre qui vicino a me mi accompagna Ivan, buonasera anche a te Ivan. Buonasera Alberto, buonasera a tutto il pubblico di Sold Out e di Young TV. Ebbene bene, sono molto contento questa sera di iniziare con, posso dirlo, un mio amico. Un amico che è venuto, diciamo, pian piano siamo diventati amici, un grande musicista da diversi anni sulle scene romane. Lui è dotato di una voce molto grintosa, che ricorda un po' Chris Cornell, Dave Crosby. Questo l'ho letto anche da qualche recensione. Mi piace sottolineare una recensione che ho letto di Claudio. Una voce che quando canta si espande, diventa blues e coglie il dolore, la gioia e la paura dell'essere uomini, svelando che il blues è il soul dei bianchi. Signori, Claudio Maffei. Behold, a starry night to gaze at a glorious sight. Can we believe it's a light that never will end? It's come from afar to be here and to be shared. And illusions appear in my brain. The drift in a world never known, never have seen. I try to imagine what this means in my mind. I don't understand, it's the same for all mankind. On a cloud that floats in the sky, we don't understand, we are here and we ask why. I need a chance to see what's true, to see if I ever or never get through this life that is brief. But intense could give me a sense. Oh, what's in my future ahead? Even a glance. All the meaningful things are here to behold. A cloudy sunset turns into a painting of gold. Seasons succeed one another without an end. It's something that comes far above over the man. So spread your wings and rise in an endless trance. Given this life, it seems only by chance. We dance
on a cloud that floats in the sky. We don't understand, we are here and we ask why. I need a chance to see what's true, to see if I ever or never get through. This life that is brief but intense could give me a sense. Oh, what's in my future ahead, even a glance. Even a glance, a glance. Even a glance, a glance. Even a glance, a glance. Allora Claudio, benvenuto a Sold Out, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Bene, bene. Claudio Maffei da diversi anni su... voi, grazie, grazie. Da diversi anni no, sulle già scene. Mi stavo offendendo. No, certo. Già da... mi stavo risentendo. Ho visto lo sguardo. Da diversi anni, dicevo, sulle scene romane, non solo da One Man Show, ma sulla, da parecchie band, insomma. Parecchie formazioni, sì, sì, musicali. Beh, nell'ambito, soprattutto nell'ambito blues, insomma, rock blues. Certo. Anche se poi io scrivo in. Di tutto, insomma, come musicalmente non è che sono fermo sul però blues. Però la tua diciamo. Anima è blues. Beh, diciamo beh. Rock blues, sì. Claudio, ho letto nella tua biografia che hai fatto parte naturalmente di tanti e tanti gruppi, ma questa è una caratteristica di un artista poliedrico o semplicemente è il vedere dove si sta meglio? No, non è nessuna delle due visioni che hai manifestato. Io oggi diciamo non ne becco una. Diciamo che il vecchio concetto, il concetto della band formata da gli stessi elementi per lungo tempo è un concetto che oggi non è più tanto utilizzato, nel senso che c'è un continuo mischiarsi fra musicisti. Ecco, questo okay. È un po'. Suoniamo un po' tutti con tutti dentro determinati generi che ci piacciono, che sentiamo nostri ovviamente, però si è creata una sorta così di comunità di musicisti che si interscambiano. Tra l'altro, e questo è un po' il motivo delle tante formazioni, non riguarda solo me questa cosa. Assolutamente, ma... cioè, infatti è una caratteristica di parecchi ospiti, soprattutto chitarristi. Sì. Soprattutto chitarristi, sì. Noi dicevo tra l'altro... E quindi sono due cose, o siete troppo bravi o ci avete un caratteraccio, perché in un gruppo non ci si vede anche questo. Che già, tra l'altro dicevo, le collaborazioni di Claudio sono molto importanti. Sì. Vanno da Tolo Marton, Natalie Imperson, Carl Porter, Michael Brilli, chitarristi Nicola Costa, William Stravato, insomma. Nicola Costa, sì, sì. Mario Guarini, il bassista. Mario Guarini, sì. Franco Vinci, Alex Valle. E troviamo anche il nostro Stefano Ciotola. Stefano Ciotola, certo. Assolutamente. Senti, questo pezzo che hai appena finito di cantare, Given This Life, dicevamo... dell'album fine maggio dell'anno scorso, 2020, che si chiama 1968, che è il nostro anno, che è il nostro anno, è il vostro anno, è il nostro anno, è il loro anno, amici telespettatori. No, io diciamo che è il nostro tra virgolette anno di chi ama un certo mondo musicale. Pensa che io sono nato invece sulle note di Noi Ragazzi di Oggi di Luis Miguel, quindi beh. Pensa che futuro avevo davanti a me, no, eh? Beh, però dai, beh, cioè, però voglio dire, Claudio, questo però diciamo che questo titolo non è a caso, oltre al fatto che è il nostro anno di nascita. Dicevo, è l'anno, uno degli anni di chi ama un certo mondo musicale e artistico. Appunto. Io sono molto affezionato a quel periodo, non proprio all'anno 1968, sì, perché sono nato, ma quegli anni lì. Per me è un po' una sorta di inizio di un periodo di massima espressività artistica, dove c'era
sento che c'era molta libertà di espressione a livello artistico, quindi non parlo solo a livello musicale, ma cinematografico, teatrale, e quello è un periodo che ha lasciato questo tipo di segno, cioè una forte libertà di espressione. Il tuo è proprio un omaggio. Io la sento forte questo contatto con quel mondo e con quel periodo. Hai voluto omaggiare, diciamo, quel periodo con questo disco. Beh, più che omaggiare, proprio il mio modo di approcciare. Alla vita. Diciamo che sì. Il disco contiene 11 brani, giusto? Sì, sono tutti 11 brani, tutti quanti. Diciamo chi ti ha accompagnato in questo lavoro. Hai nominato già un po' di artisti. Diciamo che c'è un'ossatura di base che è un trio, cioè è composto ovviamente da me, che canto, suono le chitarre, le tastiere, e al basso c'è Fabiola Torresi, che fa anche i cori, uh-huh, e Sandro Chessa alla batteria, okay, che, col quale abbiamo anche fatto tutte le registrazioni, quindi è stato un valido aiuto. E poi, e poi c'è un bravissimo fonico che mi ha aiutato sia nella parte delle riprese che nella parte del missaggio, Enrico Chiarioni, col quale ho una bella collaborazione da tanti anni. Perfetto. Bene. Claudio, senti, ti faccio una domanda che come si dice, è un po' generale, un po' anche un po' scema, però che cosa vuol dire fare musica adesso? Cosa vuol dire fare musica dopo anche un anno del genere? Perché questa domanda brutta e cattiva, cattivissima, che proprio va a scandagliare profondo. Sì, voglio pornograficamente entrare nella psiche di Claudio Maffei. Esattamente, è una domanda questa che va proprio a perforare, sì, proprio le... Certo, è una bella domanda. No? Sì, però... No, oggi, se io dovessi dire a un ragazzo che vuole fare il musicista, non potrei nascondergli che è un mondo molto molto complicato, difficile, ma questo si sa da tanto tempo, no? E oggi probabilmente lo è proprio ai massimi livelli, questo livello di difficoltà, anche dovuto pure a quest'ultimo periodo della pandemia, ma non solo. Noi avevamo i nostri bei problemi già prima della pandemia. Insomma. Assolutamente. Bene, Claudio, io... Però resistiamo, sarei qui, resistere. Direi di farci ascoltare il tuo prossimo brano, che è Rivers of Visions. Sì, perfetto. Sempre del, ecco, questa è un po' la canzone, del nostro album. Questa è un po' la canzone che simboleggia un po' tutto il discorso che ho fatto poco fa, cioè che racchiude un po' questa sorta di così che... Mi perdo in quegli anni, no? con la mente, con l'anima, col cuore, inevitabilmente spesso mi sento risucchiato da quel periodo lì, e allora noi e lo racconto un po' in questa canzone. Ci perdiamo nelle tue note e ti salutiamo con questo fiumi di parole e visioni, con questo brano ti salutiamo. Grazie Claudio, grazie a voi che mi avete voluto ospitare, sono felicissimo di questo. In a 70s movie today, I can feel those feelings again. Me and my friends in a midsummer day, focus on a new song to play, and rivers and visions and sounds are slowly flowing over time, while you still wonder who you really are. Look in the mirror, know me playing guitar. Lost in a 70s music again. Space-time is a state of mind. You cannot choose the feelings you get. Jumping in and out of the past, and rivers of visions and sounds are slowly flowing over time, while you still wonder who you really are.
in the mirror know me playing guitar. Passion started to trace away. Nothing seemed to hide that goal. Long hair, daydreams, that's all we had. Empty pockets couldn't change our minds. And rivers of visions and sounds are slowly flowing over time. While you still wonder who you really are, look in the mirror, know me playing guitar. Look in the mirror, know me playing guitar. Look in the mirror, know me playing guitar. Look in the mirror, know me playing guitar.